Se vedi questi animali in mare, scappa e chiama aiuto. Ci sono così tante specie che popolano i nostri oceani. Molte sono bellissime, molte sono letali. Alcune sono entrambe le cose insieme. Ma come riconoscere le specie inoffensive e quelle da cui invece devi scappare via più veloce che puoi? Come essere sicuri di uscire vivi da una semplice passeggiata in spiaggia o una nuotata in mare? In questo video, il lato positivo ti racconterà quali sono le creature marine più pericolose e come riconoscerle se le incontri. 10. Corallo di fuoco. Sai perché chi fa immersioni deve indossare dei guanti protettivi? Esatto, uno dei motivi è il corallo di fuoco. La puntura di uno di questi piccoli animali può avere effetti leggeri, oppure molto seri. Se vieni punto puoi avere forti dolori, nausea e vomito, e quest'ultima cosa non è proprio l'ideale quando sei sott'acqua. Se decidi di fare immersioni in mari esotici, quindi, assicurati di avere tutto l'equipaggiamento protettivo e per sicurezza comunque non toccare niente. 9. Riccio fiore. Questo riccio di mare è molto bello e al tempo stesso mortale. Contiene una tossina che può provocare uno shock anafilattico, convulsioni e morte. Puoi venire punto se cammini sopra l'animale in mare o nell'oceano. Bisogna quindi fare estrema attenzione a dove metti i piedi. Molte persone che hanno avuto la sfortuna di calpestare un riccio fiore sono morte non per l'avvelenamento in sé, ma perché, disorientate dal dolore, sono annegate. 8. Lumaca di mare assassina. Questi molluschi sono popolarissimi tra i collezionisti, ma mi raccomando, non farti ingannare dal suo piacevole aspetto. Gli scienziati dicono che basta una goccia del veleno di questa lumaca marina per uccidere 20 persone. Una sola goccia! Il veleno causa una paralisi e susseguente blocco respiratorio, dunque la morte. Una inquietante curiosità è che questo animale è anche chiamato a volte lumaca sigaretta. Il motivo è che una volta punto si ha al massimo il tempo di fumare una sigaretta prima di morire. 7. Caravella portoghese. Questo animale è davvero bellissimo e molti lo confondono per una medusa. Infatti, uno dei nomi comunemente usati per questo animale è pseudomedusa. Vive per lo più nelle regioni tropicali e subtropicali dell'Oceano Pacifico e dell'Oceano Indiano, ma capita che le correnti trasportino questa creatura in posti dove di solito non è presente. Il fatto più straordinario riguardo la caravella portoghese è che tecnicamente dovremmo parlarne al plurale. Non si tratta infatti di un solo organismo, ma di una colonia di organismi più piccoli che cooperano insieme. I suoi tentacoli possono essere lunghi fino a 9 metri e vengono usati per paralizzare e uccidere le prede, di solito piccoli pesci o altre creature marine. Fortunatamente per noi la caravella portoghese non è mortale, ma la sua puntura è immensamente dolorosa. Il peggio è che il suo veleno può restare per giorni e giorni su una spiaggia dopo che l'animale se n'è già andato. Attenzione quindi alle sue tracce quando cammini in spiaggia. Se vieni punto da questo animale, non pensare nemmeno di urinare sulla puntura, un metodo comunemente usato per le punture di medusa, ma che in questo caso peggiorerebbe solo le cose. Usa invece del ghiaccio per ridurre il gonfiore e il dolore. 6. Serpenti di mare. Anche qui al plurale, perché ne esiste una gran varietà di specie. I serpenti di mare sono molto più velenosi dei loro parenti che vivono sulla terraferma. E perché sono così velenosi? Il motivo è che ne hanno bisogno perché si nutrono di pesci, che devono quindi immobilizzare molto velocemente per non dar loro possibilità di fuga. La buona notizia è che nella maggior parte dei casi in cui si viene morsi da un serpente marino esiste un antidoto salvavita. C'è una specie di serpente marino però che va evitata a tutti i costi, il serpente marino di Valakadin. Una sola goccia del suo veleno basta ad uccidere 3 uomini adulti. E come avrai già immaginato, il veleno agisce sul sistema respiratorio causandone la paralisi. La buona notizia qui è che questa specie vive di solito in acque molto profonde, quindi è molto improbabile incontrarli in mare o in spiaggia. 5. Pesce leone. Molti ritengono questo pesce una delle più belle creature marine del mondo. Vive di solito nel Mar dei Caraibi e nell'Atlantico orientale.
Questi pesci non sono mortali, sono velenosi ma non letali. Tuttavia, il dolore causato dal suo veleno è così atroce che chi ci è passato afferma di aver desiderato la morte. Un pescatore il cui piede venne punto da questo pesce raccontò di aver richiesto l'amputazione, tanto era il dolore della puntura. Fortunatamente i pesci leone non sono aggressivi. Se non fai nulla che possa essere percepito come pericoloso, probabilmente non ti attaccherà. Probabilmente. 4. Vespa di mare. Questa medusa non morde, ma è pericolosissima. Se vieni punto, proverai un dolore inimmaginabile. La zona colpita si infiammerà di un rosso acceso e avvertirai disfunzioni cardiache. La vittima deve essere portata più presto possibile in ospedale, appena tirata fuori dall'acqua, altrimenti la morte sarà inevitabile. Per stare sicuro, non toccare mai alcuna medusa, che ne sai che non si tratti proprio della vespa di mare. Stai anche sempre attento a notare eventuali segnali di allarme sulle spiagge quando vai a nuotare. 3. Pesce chirurgo. C'è un motivo per cui si chiama così. Questo pesce ha dei denti affilatissimi e aculei lungo la coda. Sono in grado facilmente di staccare via la mano a un uomo, se si dà loro l'opportunità. Adesso che ti abbiamo spiegato perché si chiama così, dacci magari un like se trovi interessante questo video. I pesci chirurgo si spaventano facilmente, quindi devi fare molta attenzione se ne incontri uno. Non fare movimenti bruschi o rapidi. La buona notizia è che i pesci chirurgo non sono di indole aggressiva, a meno che sia tu a provocarli. 2. Aguglia indonesiana. Questo pesce vive nelle acque degli oceani tropicali e subtropicali. Come forse intuirai dal nome, hanno una sorta di becco appuntito e affilato e sono particolarmente pericolosi quando si dibattono fuori dall'acqua. Ecco perché la maggior parte delle loro vittime sono pescatori trafitti nel tirarli fuori dall'acqua e che non hanno fatto in tempo a tornare a riva per ricevere le cure mediche. Non succede molto spesso, ma succede. 1. Pesce balestra. Questo pesce è di solito inoffensivo, ma non quando ti ritengono una minaccia per i loro nidi. Le femmine sono le più pericolose e morderanno senza esitazione se ti avvicini al loro nido, anche inconsapevolmente. Per fortuna il loro morso non è velenoso, ma i loro denti sono affilatissimi e possono causare delle ferite molto serie che richiederanno immediate cure mediche. Sub e appassionati di immersioni troppo curiosi e avventati sono le vittime più comuni dei pesci balestra. Se conosci altri animali marini di cui non abbiamo parlato, faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto. Condividi questo video con i tuoi amici perché anche loro siano al sicuro nella loro prossima vacanza. Metti un like a questo video e iscriviti al nostro canale. Unisciti a Il Lato Positivo.